Dicevamo, segretario, un incontro annunciato perché c'è chi è uscito e c'è ancora in carcere, una indagine che è stata pesantemente criticata anche dalla Lega. È uno stato ridicolo quello che con lo svuota carceri per legge fa uscire delinquenti, ladri, pedofili, rapinatori, quello che si fa invadere da decine di migliaia di clandestini senza far nulla e continua a tenere in carcere alcuni papà, alcune mamme, alcuni lavoratori che hanno il torto di sognare l'indipendenza. Quindi sarebbe ora che uscissero tutti, che lo Stato chiedesse loro scusa, che gli restituisse i 15 giorni rubati al loro lavoro e alla loro famiglia, e come Lega li abbiamo seguiti dall'inizio alla fine, al di là delle idee politiche, e oggi siamo qua a Verona a testimoniare che non deve più stare in galera neanche una di queste persone. Appunto, anche se qualcuno ha delle posizioni piuttosto forti nei confronti della Lega, anche c'è qualcuno che ha consumato uno strappo, quel carroccio. La nostra è una battaglia per la libertà di pensiero e di parola, non per la Lega, a prescindere. I sentimenti di indipendenza, di autonomia, di federalismo, di libertà vanno rispettati, a prescindere da dove arrivino, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Sicilia o dalla Sardegna. E quindi uno Stato che mette in galera le idee, mette in galera gente che non ha fatto male a nessuno, invece lascia liberi i teppisti che prendono a bottigliate, a sassate alla polizia, è uno Stato ridicolo. Quindi spero che sia l'ultima volta che dobbiamo venire in un carcere per portare solidarietà a queste persone, e poi l'indipendenza lo Stato la combatta con delle risposte, con meno tasse, con più soldi ai comuni, non con la galera. Voi siete convinti che sia un provvedimento orologeria perché è arrivato all'indomani del Via Libera della Commissione del Consiglio Regionale del Veneto per un possibile referendum sull'indipendenza? Ah, guarda caso, migliaia o milioni di veneti si muovono, chiedono libertà, chiedono meno tasse, chiedono l'indipendenza. Il Consiglio Regionale del Veneto, guidato da Zaia, si muove, porta avanti un referendum e lo Stato mette in galera 24 persone. Ripeto che non hanno fatto del male a nessuno. Noi siamo pacifici e non violenti. Vogliamo arrivare all'indipendenza tramite appunto le idee, la democrazia, la non violenza. Però uno Stato che mette in galera 24 persone è uno Stato di cui mi preoccupo. Senta, cosa ne è stato della proposta di candidare uno degli arrestati alle europee? Non hanno accettato loro oppure... Diciamo che motivi burocratici e legali ci hanno consigliato e hanno consigliato i potenziali candidati di aspettare la fine di questo processo incredibile. Detto questo, siamo a loro vicini, uno per uno, uomo per uomo, donna per donna, adesso e dopo. E sono qua a chiedere che lo Stato italiano chieda scusa, perché ha rubato 15-20 giorni di vita a delle persone che non hanno fatto male a nessuno. Cosa dice il segretario a chi contesta il fatto che voi adesso stiate cavalcando un'onda che in realtà non vi è appartenuta per anni e ritorna in auge proprio adesso, insomma? Ma io sono segretario da 4 mesi e quindi penso che in 4 mesi abbiamo fatto tante cose. La gente fa la fila ai nostri gazebo non solo per l'indipendenza, ma per cancellare la legge Fornero, per regolamentare la prostituzione, per cancellare le prefetture. Se mi chiedete se la Lega ha fatto degli errori in passato, figurarsi, quanti ne abbiamo fatti, quanti ne ho fatti io personalmente, altri ne rifaremo, però siamo Lega Nord per l'indipendenza della Padania da 18 anni e quindi con tutti i nostri limiti non abbiamo cambiato simbolo, idea, progetto, e avrei fatto volentieri meno di essere qua oggi perché queste 24 persone dovevano essere a casa e sul lavoro, non in galera. Sindaco Tosi, ci sono stati attriti sulla composizione delle liste, è stato un po' critico sul fatto che ci siano pochi veneti dentro. Sì, Sindaco Tosi faceva bene il suo mestiere di rappresentante della Lega in Veneto e quindi voleva quanti più veneti possibili in lista. Poi nel collegio del Nord-Est c'è il Friuli, c'è l'Emilia, c'è la Romagna, c'è il Trentino, c'è il Tirolo. L'importante è che ci siano persone in gamba. Come candidate, il Veneto penso che farà la parte del leone alle europee. Voi avete preso un po' a cuore la battaglia di queste persone, però uno dei leader dei corti, che ha legato, ha detto che ha fatto più Renzi in un mese per il federalismo che voi in 20 anni. Punti di vista. Io difendo anche il suo diritto a sostenere queste idee senza essere in galera. Poi secondo me Renzi è il peggior nemico del federalismo e dell'indipendenza. Magari in carcere all'amico Chiavegato arrivavano notizie un po' distorte, visto che il progetto di riforma costituzionale di Renzi espropria comuni e regioni di soldi e competenze. Detto questo, io combatto e combatterò fino alla fine perché chiunque leghista e soprattutto non leghista possa esporre le sue idee, Chiavegato compreso. Quando lei dice che Mare Nostrum non deve essere rifinanziato, c'è un progetto che deve chiudere, significa che se arrivano donne, bambini con i barconi devono essere lasciati lì dove sono? No, significa che devono essere soccorsi
curati, rifocillati e rimandati là da dove sono partiti, nell'interesse loro, che rischiano la morte attraversando il Mediterraneo, nell'interesse degli italiani e dei milioni di immigrati che sono giunti qua regolarmente con i documenti, che pagano le tasse. Mare Nostrum è un aiuto di Stato agli scafisti. Penso che l'Italia sia l'unico paese al mondo che dà dei soldi per aiutare gli scafisti a fare il loro sporco lavoro. Ma rispediti lì con... cioè paga l'Italia però per rispedirli lì? Beh, ma l'Italia sta pagando per mantenere qua decine di migliaia di persone che non hanno casa, non hanno lavoro, non hanno documenti e campano alle spalle degli italiani. Per 40 euro al giorno, che significa 1200 euro al mese, quando ci sono milioni di italiani che 1200 euro al mese, cassi integrati, esodati o pensionati, non li vedono da anni. Quindi i soldi li do prima agli italiani e poi, se devo spendere soldi per aiutare questa gente, li spendo in Africa. I 10 milioni al mese di Mare Nostrum sarebbero meglio spesi in Libia, in Tunisia, per costruire strade, scuole, ospedali, per sviluppare quei territori, non per farci invadere contro il nostro e il loro interesse. E lei si fiderebbe del governo tunisino, algerino, eccetera? E io so solo che quando Maroni fece un accordo con la Libia, gli sbarchi erano sostanzialmente spariti. E quindi io preferisco spendere in Africa soldi per sviluppare quel paese piuttosto che illudere migliaia di persone di un futuro che in Italia non c'è. Non c'è per gli italiani, figurarsi se c'è per chi sbarca a Pozzallo o a Ragusa. Il partito di Alfano dice che questo è un becero atteggiamento leghista. Si sente becero? Io sono un papà di due splendidi bimbi, sono donatore di sangue da quando ho 18 anni, ho la medaglia d'oro, quindi mi sento assolutamente più buono di Alfano, ma meno fesso. Ecco, le politiche del governo Renzi-Alfano incentivano un'invasione e il lavoro degli scafisti, quindi lascio giudicare ai telespettatori se sia più buono io o sia più buono Alfano. Nei prossimi giorni andrà in Sicilia a fare cosa? A portare la mia solidarietà agli amministratori e ai cittadini siciliani che vivono per primi sulla loro pelle quella che non è un'immigrazione ma è un'invasione, viste le dimensioni numeriche. E poi a chiedere che l'Europa si dia una mossa, non può essere solo l'Italia a fronteggiare questa tempesta. Purtroppo temo che noi lo chiediamo da anni all'Europa, l'Europa da anni se ne frega, il Trattato di Dublino dovrebbe essere il primo ad essere riscritto, azzerato, perché impedisce a coloro che vogliono andare oltre l'Italia di poterci andare, quindi blocca in Italia tutti i disperati che sbarcano. Non è integrazione, questa è follia per gli italiani e per gli immigrati. Alcuni sondaggi danno la Lega al 7%, fa gli scongiuri? Non ho ferro da toccare, però diciamo che l'aria è buona. L'aria è buona perché sulle battaglie concrete, mentre altri parlano di legge elettorale, noi stiamo cercando di cancellare la legge Fornero con 500.000 firme tramite referendum. E quindi se ti occupi di lavoro, di pensioni, di futuro, se fai la battaglia contro l'euro, magari solo contro tutti, però con tanti artigiani, tanti imprenditori, tanti italiani, non mi stupisce che i sondaggi siano buoni. E lei si sente il nuovo Bossi? No, di Bossi ce n'è uno. Segretario, tornando agli indipendentisti, Lucio Piavegato ha annunciato la sua candidatura all'anno prossimo alle regionali. La Lega lo sosterrà? La Lega prenderà le distanze? In democrazia è bello che chiunque partecipa ha ragione. Poi la Lega ha l'orgoglio di avere un governatore che si chiama Luca Zaia, quindi semmai è il problema è degli altri se sostenere o meno Luca Zaia. Detto questo, più candidati ci sono meglio è, soprattutto se parlano di Veneto e di indipendenza sono i benvenuti. Anche se non ha avuto toni molto delicati nei confronti della Lega? Sono più contento di difendere chi critica la Lega che non qualche leghista. Io sono qua non a difendere un partito, ma la libertà di pensiero e di espressione, anche di chi non la pensa come me, perché l'indipendenza non si mette in carcere. E ci può essere un dialogo con questi? Assolutamente sì, con chiunque voglia l'indipendenza ci può essere dialogo. Ma un dialogo elettorale, voglio dire, in vista anche delle regionali del 2015. Dobbiamo fare prima dobbiamo vincere le europee, poi facciamo le regionali. Domenica fa in Piazza Dante e lei è venuto a portare la sua solidarietà? Sì, è incredibile che ci sia ancora qualcuno prigioniero dello Stato italiano. Speravamo che ad oggi, a Pasqua, fossero tutti usciti, invece ci sono ancora 6 o 7 persone che sono incredibilmente in gattabuia senza aver fatto del male a nessuno. Quindi sono qua a testimoniare il fatto che devono uscire subito, subito. La carcerazione politica, è d'accordo anche lei? Sì, lo Stato italiano con lo svuotacarcere fa uscire i mafiosi, i delinquenti e i pedofili e tiene ancora in galera alcuni padri e madri di famiglia che non hanno torto un capello a nessuno, che vogliono l'indipendenza, che hanno l'unico torto di voler l'indipendenza, quindi speriamo che sia l'ultima visita delle tante in carcere che abbiamo fatto in questi 15 giorni. Lucio Chiavegato è uscito venerdì scorso, non ha avuto parole molto così positive nei confronti della Lega. Io rispetto chiunque la pensi come me o non la pensi come me, io
fin da subito ha detto che la nostra era una battaglia per la libertà di pensiero, di parola e a sostegno del Veneto e dell'indipendenza del Veneto. Comunque uno la pensi, quindi la mia battaglia la faccio per chi mi vota e per chi non mi vota, per cui è una battaglia per la democrazia. Ha annunciato anche che probabilmente si candiderà alle prossime regionali per un partito ovviamente all'insegna dell'indipendenza, tramite le primarie, perché il popolo veneto ha detto dovrà decidere chi sarà il leader di questo nuovo movimento. Bene, chiunque ci dia una mano ad arrivare all'indipendenza è il benvenuto. Noi in Veneto abbiamo la fortuna di avere un signore che si chiama Luca Zaia, che penso stia facendo più di tutto quello che in 50 anni hanno fatto per il Veneto e per i veneti, quindi poi saranno i veneti a scegliere. Benvenuto chiunque ci dia una mano ad arrivare all'indipendenza. Che aria tira in questo periodo preelettorale per quanto riguarda nel suo movimento? Un'ottima aria. Siamo un po' soli contro tutti, perché la battaglia contro l'euro ci vede attaccare da Renzi, da Berlusconi, da Casini, da Alfano, da Monti, da Confindustria, dai sindacati, ma non dai cittadini. Chiunque si è reso conto che 12 anni di euro hanno portato fame, miseria e disoccupazione. E quindi siamo soli nel palazzo, ma con tantissima gente fuori, conto che anche in Veneto torneremo a percentuali, a partecipazione e entusiasmo di qualche anno fa. La candidatura del nostro sindaco dopo le vicende note di Report? È una risposta che usa la televisione, soprattutto se pubblica, per gettare fango. Per cercare di gettare discredito su una persona, su un movimento, su un'idea. Come Lega avremo tanti difetti, però andiamo in giro a testa alta. Tosi è uno dei migliori sindaci d'Italia, uno dei migliori sindaci della Lega, quindi sono convinto che farà benissimo alle europee. Si sente parlare tanto di Mare Nostrum, ma la gente da casa non sa, crede che sia solo un nome. Cosa vuol dire? Vuol dire 10 milioni al mese pagati dagli italiani per dare una mano agli scafisti a importare nuovi schiavi e nuovi clandestini in Italia, quindi è una cosa da sospendere subito, perché penso che l'Italia sia l'unico Stato che dà dei soldi a chi fa traffico di esseri umani. Quindi l'idea di Alfano dice se non li prendiamo qui moriranno tutti in mare? Aiutiamolo, aiutiamole a casa loro, aiutiamoli, quei 10 milioni spendiamoli per fare scuole, ospedali, negozi e autostrade in Africa, altrimenti se la ricetta di Alfano è portare in Italia 600.000 disperati non andiamo d'accordo.